Dopo la notizia di Massimo Tait, che appunto non sarebbe più stato l'allenatore del Bolgara per la nuova stagione, a sorpresa, con mia grossa sorpresa, sono stato contattato dalla società. La cosa mi ha fatto estremo piacere, non me l'aspettavo, e ci ho riflettuto un attimo. Ero in un momento in cui andavo alla ricerca di stimoli nuovi, di un'esperienza nuova, e quindi ci ho pensato qualche giorno, ci ho riflettuto e dopo ho deciso con piacere di accettare questa nuova avventura, questa nuova sfida. Sì, sicuramente uno degli aspetti che mi ha convinto ad accettare è proprio quello di provare qualcosa di nuovo che ho accarezzato, sfiorato, diciamo, da giocatore, e che sicuramente non avevo mai fatto da allenatore, quindi sicuramente lo stimolo è anche quello di provare a continuare quello che è un mio percorso da allenatore, provando a fare uno step in più. Sicuramente lo step, il salto è notevole, però la voglia è quella di provarci e di dare il mio massimo per contribuire col mio lavoro a una buona stagione. Le dinamiche molto probabilmente saranno diverse, comunque conosco quasi tutto il gruppo, sono tutti ragazzi estremamente intelligenti, abituati a lavorare anche a livelli più alti di quelli della Serie B, quindi non ho dubbi che non ci sarà nessun tipo di problema. Sicuramente l'approccio rispetto a un giovane è diverso, le cose da richiedere sono diverse, però in realtà la pallavolo è quella, il lavoro è quello, e non ho dubbi che si riuscirà a lavorare molto bene. Ma l'ho seguito, sì, anche perché comunque in squadra ho tanti amici, tanti vecchi compagni di squadra, quindi li ho seguiti molto, ho seguito quasi tutte le dirette dell'anno scorso. Non mi hanno stupito più di tanto, perché comunque i ragazzi sono forti. Sicuramente penso non ci si aspettasse un exploit e il fatto di sfiorare la Serie 3, però hanno fatto molto bene, hanno messo in campo quello che ero sicuro erano le loro caratteristiche e le loro capacità, e sicuramente hanno fatto un'ottima stagione. Già dall'anno scorso, pur osservando da fuori, si percepiva l'enorme entusiasmo che c'è nella società e tutto intorno. Ci sono tante figure che aiutano, che danno una mano, che sto imparando a conoscere in questi giorni, e quindi sicuramente questi primi giorni l'impressione è solo che ottima e estremamente positiva. Sicuramente andremo in palestra per lavorare. L'anno scorso chiaramente l'asticella è stata messa molto alta, quindi dire di ripetersi sarebbe già un obiettivo molto ambizioso. Diciamo che noi proveremo ad andare in palestra e lavorare giorno per giorno per fare il meglio possibile. Come hai detto tu, il mercato è ancora aperto, e quindi in realtà effettivamente ad oggi è prematuro fissare obiettivi. Sicuramente andremo in palestra per lavorare sodo, quello sì. Purtroppo credo di sì, io spero veramente che sia la prima stagione normale dopo due stagioni comunque a singhiozzo, dove si andava in palestra, poi ci si interrompeva, poi si provava a ripartire, poi avevi il positivo e allora tutti in quarantena, giocavi una partita sì, poi tre sabati no. E io ho visto alcuni ragazzi andare in difficoltà, perdere passione, perdere entusiasmo, e purtroppo già nel nostro ambiente i ragazzi sono pochi, specialmente i giovani, e vedere che si perdono per strada non mi ha lasciato una bella impressione. Io spero veramente che con quest'anno, con tutte le normative, i vaccini e queste cose qui, si possa provare perlomeno a tornare alla normalità, sarebbe fondamentale.